disegno sul presidio ospedaliere Landolfi ormai appare sempre più chiaro. Il progetto di riqualificazione o ristrutturazione non è mai iniziato. Dal Ministero della Salute, inoltre, arriva l'ulteriore colpo di grazia sulla mancata realizzazione dei posti letto di terapia intensiva. È la conseguenza logica di un dramma iniziato nel marzo del 2020 con la chiusura del pronto soccorso. Ad oggi neanche il punto di primo intervento appare una certezza. Il famoso cronoprogramma è rimasto su carta. Dove sono finiti i riferimenti politici locali? La filiera istituzionale quale risultato ha ottenuto? I poteri forti chi o cosa hanno dovuto garantire? Purtroppo la passeggiata a Roma dal ministro Speranza non è stato altro che l'esaltazione di un vuoto istituzionale e territoriale. Tutto tace. La campagna elettorale ormai è alle porte e quindi occorre trovare una strategia da adottare per le vane promesse. I cittadini, come al solito, pagano e pagheranno le scelte di una politica scellerata che antepone i propri interessi a quelli della collettività. La maschera della vergogna indossata nelle ultime elezioni regionali è già pronta per essere indossata. La nostra Solofra, lo ripeto, paga una scarsa rappresentatività politica unita ad una totale assenza di programmi e progetti. Il nostro territorio non può e non deve essere merce di scambi politici elettorali. Occorre perseguire la strada della concertazione su tutti i livelli istituzionali per poter realmente salvare il Landolfi. Occorre ripartire da zero, occorre recuperare il senso di appartenenza mediante una visione unitaria nel nostro territorio. Siamo ancora in tempo.